Avete presente quel pane scrocchiarello pieno di bolle soffice dentro, buono, però fuori bello fragrante, perfetto anche da farcire? Ecco, queste baguette fatte in casa sono proprio quello che vi ho appena descritto e le amerete. Una baguette così buona è anche difficile da trovare nei supermercati e nei forni. È leggera e ti commuovi ogni volta che la sforni, la prendi in mano e poi quando la assaggi, vabbè, svenimento puro. Gli ingredienti sono semplicissimi: acqua, farina, lievito e sale. Preparatevi perché adesso io vi spiego tutti i passaggi per ottenerla. Prima cosa da fare è il poulish, quindi questo composto, questo prefermento che ci serve proprio per dare una bella spinta al nostro impasto. In un contenitore piuttosto alto e stretto ci verso l'acqua tiepida o lievito di birra, non mi ricordo cosa ho introdotto prima, facciamo sciogliere bene e aggiungiamo la farina. La quantità di acqua e la quantità di farina dovranno essere uguali, quindi mescoliamo bene per pochissimo tempo e una volta che abbiamo ottenuto questa crema la facciamo riposare per circa un'ora e mezza, due, fino a quando insomma notiamo che il volume si è triplicato. Infatti io per comodità prendo magari uno scotch, mi faccio il segno del livello di partenza del nostro poulish e poi una volta che vedo più o meno che è triplicato faccio lo step successivo. Importante, una volta che il poulish ha triplicato il volume procedete con lo step successivo perché altrimenti il poulish tende ad afflosciare e a sgonfiarsi. Quindi impasto principale, il poulish lievitato, lo versiamo in una bella ciotolona. Ci aggiungiamo ancora un pochino di lievito di birra e l'acqua sempre tiepida. Mescoliamo bene e una volta che il tutto sia bello sciolto aggiungiamo la farina. In questo caso io utilizzo, che in realtà l'ho utilizzata anche prima, Petra 0102 HP, che con la sua parte di grano germogliato mi dà ancora più soddisfazione in termini di consistenza dopo la cottura, perché ci aiuterà ad ottenere veramente una crosta commovente perché è bella sottile, bella croccante. È una farina di grano tenero di tipo 1 e per tutte le informazioni e per andare sul loro shop ed acquistarla trovate sempre il link qua sotto. Aggiungo anche il sale, mescolo bene e inizio un po' ad impastare per tipo 3-4 minuti in modo tale pian pianino che l'impasto prenda un pochino di struttura. Facendo però l'impasto a mano la cosa migliore da fare è sempre fare delle pieghe ed alternare dei riposi per fare in modo che il glutine si formi sempre di più e che la pasta proprio prenda molta forza. Quindi io copro dopo questi 3 minuti di impastamento l'impasto con della pellicola o con un canovaccio, magari inumidito un po', e lascio riposare per 25-30 minuti. Dopo questo tempo, mani bagnate, inizio a fare queste pieghe portando l'impasto dall'esterno verso l'interno. Queste pieghe io le dovrò fare per altre 3 volte, quindi un giro di pieghe, riposo di 20 minuti, un altro giro di pieghe, riposo, pieghe, riposo, pieghe. Una volta fatto questo, e non è nulla di complicato come potete vedere, notate che inizia già l'impasto a fermentare. Notate le bolle, notate quanto si è formato, guardate che meraviglia, sembra davvero di averlo impastato con la planetaria, eppure noi le nostre manine abbiamo usato. Faccio una piega così slap and fold, ma veramente così molto veloce, una o due se volete, per inglobare un pochino più di aria. Copro con della pellicola questa volta o con un contenitore per fare in modo che l'impasto non si secchi, perché adesso molto meglio se va in frigo. Così si fa una bella fermentazione lenta, i sapori, i profumi migliorano ed otteniamo un qualcosa di straordinario. Quindi frigo, lascio riposare per circa 12 ore come minimo, fino a un massimo di 24, e noi facciamo altro, cioè facciamo qualsiasi altra cosa che vogliamo fare per tutto questo tempo, anche dormire. Infatti io vi consiglio di iniziare a fare questo impasto magari nel pomeriggio. Il giorno dopo voi l'impasto l'avete bello lievitato, guardate com'è pieno di bolle, siamo già giunti a iniziare a dare forma alle nostre baguette. Intanto prendiamo un pochino di farina, no? Io preferisco sempre utilizzare il setaccio, che così almeno la distribuiamo in modo omogeneo. Non esagerate eccessivamente perché altrimenti poi l'impasto tende ad asciugarsi e noi vogliamo che invece rimanga bello morbido. Trasferisco l'impasto sul piano da lavoro, lo divido in 3, i pezzi devono pesare circa 330 grammi e una volta pesati tutti diamo una preforma, quindi iniziamo a schiacciare un pochettino ogni singolo pezzo di pasta e lo arrotoliamo su se stesso in modo tale che si formi proprio già un cilindro. Una volta fatti tutti li lasciamo lievitare per circa 30 minuti. E a proposito, vi interrompo un secondo sempre, se vi sta piacendo il video mettete like, condividete, datemi un po' di soddisfazione e se avete dubbi, come al solito io qua sotto cerco di rispondere sempre, quindi scrivete pure.
Il tempo di riposo è finito e quindi noi iniziamo a dare la forma alle nostre baguette. Le pieghe sono... è più facile vederle che star qua a descriverle. Prendete un pezzo di pasta, la capovolgete dall'altra, prendiamo la parte superiore della pasta e piano piano la portiamo verso il centro. Giriamo la nostra baguette che si sta formando e facciamo la stessa cosa dall'altro lato, portandola sempre al centro. Poi prendiamo la parte di pasta che sta sopra e la portiamo al di sotto e aiutiamoci con questa parte delle mani, che non ci sono le unghie, per fare in modo che l'impasto non si buchi, che si tenga tutta l'aria all'interno, ma allo stesso tempo che sia bello chiuso, insomma bello tenace. Se notate in questa fase che fate un po' fatica a chiudere la pasta e tende ad aprirsi di nuovo, aiutatevi con delle mani un pochino bagnate, ma non bagnate, perché altrimenti l'acqua tende a far scivolare la pasta ancora di più. Invece voi dovete appiccicarla e quindi le mani devono essere un pochino umide e basta. Ok, quindi le abbiamo fatte le baguette, le trasferiamo su un bel panno bello grande se l'avete, oppure una bella tovaglia. Spargiamo sulla superficie un pochino di farina, sempre con il setaccio, e un pochino di semola di grano duro, mio consiglio, che aiuta ancora di più a far staccare poi le baguette quando saranno lievitate. Creiamo una sorta di bacino tra una baguette e l'altra con la tovaglia, sempre in modo tale che le baguette tendano a crescere soprattutto in altezza e non in larghezza. La chiusura, mi raccomando, deve essere sempre rivolta verso l'alto. Poi basta, le lasciamo riposare, poi dipende chiaramente anche dalla temperatura dell'ambiente, però circa un'oretta è sufficiente. Tenete presente che la baguette sarà bella lievitata quando, una volta che è passato questo tempo circa di lievitazione, pressandola appena appena con un dito, la pasta si risolleva del tutto dopo circa 2 secondi. Mentre le baguette stavano lievitando, io mi sono organizzato con la cottura, quindi ho preso una bella pietra refrattaria, che se non l'avete potete tranquillamente utilizzare una teglia da forno, girarla al contrario e metterla appunto nel forno, e l'ho lasciata in forno in modo tale che si scaldi bene ad una temperatura altissima, la massima che potete raggiungere 250, 260, 270, modalità statica. Sotto invece una teglia che mi servirà per contenere dell'acqua, per creare un bell'ambiente di vapore e fare in modo che le baguette si sviluppino tantissimo e siano piene di bolle. Il vapore nella prima fase di cottura del pane è sempre un grandissimo amico, permette di gonfiare molto di più il pane perché la superficie non si secca subito. Le baguette sono pronte, io mi organizzo anche con il trasporto di queste meraviglie nel forno. Prendo un pannello di compensato che costa veramente pochissimo, potete anche utilizzare una teglia volendo per trasportarle dal piano di lavoro al forno, ma con questo metodo è molto molto facile, molto più pratico. Ci metto sopra un foglio di carta forno, pochissimissima semola di grano duro. Scaldiamo anche dell'acqua che ci servirà appunto per la cottura, deve essere bella bollente, e anche su questo passaggio ci siamo organizzati. Ora prendo una baguette alla volta, mi faccio aiutare da un altro pannello incompensato, questo qua è il fratello del pannello che avete visto prima, però più piccolo. La capovolgo sul pezzo di legno in modo tale che la giri, no? Perché durante la cottura invece la chiusura andrà sotto, e la metto su il pannello con la carta forno. Le disponiamo bene tutte e tre, faccio i tagli con una lametta possibilmente disposta a 45 gradi, devono essere dei tagli abbastanza profondi in modo tale che si notino molto, e se abbiamo lasciato la nostra pietra refrattaria almeno 45 minuti nel forno possiamo cuocere. Quindi apriamo il forno, pannello con il pane, facciamo come se fossimo dei pizzaioli, trasferiamo le baguette sulla pietra refrattaria, prendiamo un bel po' d'acqua, la mettiamo nella teglia al di sotto e chiudiamo subito. Cottura a 250 gradi, se avete impostato il forno più alto abbassiamo un po', per circa 10 minuti. Passato questo tempo abbassiamo la temperatura a 230 gradi, apriamo per un secondo lo sportello del forno in modo tale che esca il vapore eccessivo e proseguiamo per circa 20 minuti, o fino a quando insomma le vostre baguette avranno raggiunto il punto di doratura ideale. Una volta cotte, sempre meglio lasciarle riposare del tutto, e poi quando sono tiepide o fredde ancora meglio, le possiamo tagliare, le possiamo mangiare così, che sono già super top. Le possiamo farcire di burro, marmellata la mattina, oppure vabbè, una cosa che adoro quando le faccio è il jambon beurre, la versione classica dei panini francesi. Burro un pochino morbido sulla prima metà, la senape sulla seconda metà, e emmentaler e del prosciutto cotto. Chiudo, mangio
e svengo. Peccato che non ce l'ho qua, ma insomma dalle clip si sentirà tutto, si vede, si capisce, ecco, si capisce che è un gran pane, si capisce che è tutta che dovete fare tutto questo per godere al massimo. Non è una preparazione complicata e spero davvero le possiate fare, mi raccomando. Trovate altre informazioni, come vi ho detto, sul sito, e dosi, ingredienti e tutto. Vi lascio il link qua sotto, ovviamente. A proposito di link, sempre nell'info box trovate il link per dare un'occhiata e acquistare, se volete, insomma, il libro che ho scritto, se vi siete persi questa info. E basta, noi abbiamo finito, ovviamente. Ringrazio tantissimo Petra per aver collaborato in questo video, mi raccomando, buone baguette. Vi lascio qua altri due video se non li avete ancora visti. Iscrivetevi al canale se non vi siete ancora iscritti, attivando la campanella delle notifiche rimanete sempre aggiornati sui contenuti, e qua sotto invece trovate il collegamento per andare sul blog. Spero di essere stato esaustivo, penso proprio di sì, perché sicuramente questo video sarà molto parlato come sempre, ma come ogni volta vi dico, io preferisco spiegarvi tanto perché io ci tengo al risultato finale che poi andrete ad ottenere. Bon baguette à tous, con questa maglia che ricorda un po' la Francia, l'ho messa apposta ovviamente, e sto morendo di freddo perché adesso buio e piove, piovigina un po'.